Ciao ragazzi, bentornati, io sono Rico e questa qui è la True Night Neutron 2C. Era da un po' di tempo effettivamente che non vi portavo nulla di questo tipo, vi ho lasciato diciamo respirare per un po' perché sennò diventava troppo ridondante la cosa. Considerate inoltre che, come vi dicevo in un precedente vlog, mi piacerebbe un sacco appunto trattare la tematica dell'outdoor, quindi anche un discorso di bushcraft, quindi tutto quello che riguarda la natura, i coltelli, le torce, gli zaini, insomma questo mondo qua, un po' il mondo del trekking, della montagna, sia perché è a stretto diciamo contatto, è in stretta connessione con quello che è il soft air, sia perché è una tematica che a me tocca molto e ho visto che appunto anche a voi interessa abbastanza. Ho deciso quindi di creare una nuova rubrica, una playlist sul canale che troverete assieme alle altre, dove ci saranno appunto tutti questi video dedicati a questa tematica. Ero intenzionato ad aprire un nuovo canale dedicando appunto tutto quello che mi piace, quello che è la mia passione verso questo mondo, però poi mi sono reso conto che erano, diciamo, c'erano tante cose a cui stare dietro, quindi ho detto no, dai, facciamo semplicemente una rubrica a parte e vediamo come funziona. Quindi d'ora in poi tutto quello che riguarda le torce, eventuali coltelli, accessori per, diciamo, escursioni così simili, li troverete all'interno di questa rubrica. Comunque questi video, a parte la playlist, saranno contrassegnati magari da una miniatura che farà capire che faranno parte della tematica outdoor, magari anche con un'icona o una particolare dicitura, una scritta nel titolo, così che se appunto la cosa non vi interessa sapete già che questo è uno di quei video, quindi tralasciate e vi vedrete tranquillamente uno di quelli del soft air. Non vi preoccupate, con tutto questo non voglio appiattire quello che è la tematica soft air, anzi sarà sempre e costantemente alimentata, sarà il 99% dei contenuti del canale. E niente, dopo questa piccola introduzione partiamo con il video. Tra l'altro ringrazio tantissimo TrueNet perché è una delle poche aziende che ci crede veramente nel mio canale, apprezza il lavoro che faccio ed è colei che finanzia anche questi video, quindi grazie, perché è un supporto non da poco per il canale. Allora, innanzitutto vi dico che TrueNet già più volte mi ha contattato per altri modelli di torce a cui io ho rifiutato. Infatti quelli che adesso voi diranno: ah, Rico sei un venduto perché porti le torce che ti mandano loro, no, perché ho fatto diciamo un'accurata selezione dei modelli, anche perché se dovevo dire di sì a tutte le torce che mi mandavano, veramente ce n'erano una valanga ed erano tutte molto molto simili tra loro e non aveva senso. Troviamo il solito manualetto di istruzioni con tutte le caratteristiche tecniche, che comunque vi dirò io alla fine del video, questo che è quello per l'umidità, poi troviamo il fogliettino di benvenuto dove vi dicono grazie per aver comprato TrueNight, siete bravissimi. Come prima cosa troviamo questo sacchettino che contiene un po' di cose. TrueNight di solito li mette sempre ed è una ottima cosa perché sono tutte cose abbastanza utili. Allora, come vedete ci sono sia degli o-ring di scorta, perché bene o male nel tempo si possono seccare e poi li cambiate, poi ci sono questi che sono praticamente degli sportellini che vanno a coprire la parte di ricarica USB, e poi c'è il laccetto, diciamo, che lo potete attaccare al polso o dove cavolo vi pare, e poi c'è questo qui che dovrebbe essere la parte quella dedicata al tasto. Però non ho mai ben capito come si vada a posizionare, ma vabbè, sono dettagli. Poi troviamo la sua custodia, realizzata davvero molto bene, tutta in nylon, però comunque con le cuciture che sono veramente fatte bene. Io di solito di ste robe ne ho viste una valanga, torce cinesi a basso costo, però sono veramente delle cose bruttissime, cucite male, che si rompono subito. Qui invece troviamo veramente una cura e dei dettagli non da poco, sia per quanto riguarda i velcri, sia per quanto riguarda l'imbottitura interna, nella parte elastica qui, in questa specie di moschettone. Insomma, ci sono veramente dei dettagli non da poco. E infine troviamo il cavetto USB, proprio perché la stragrande maggioranza delle torce della TrueNight utilizza questo sistema, quindi niente pile usa e getta, solo batterie ricaricabili tramite questo. Mettiamo da parte tutto quanto e concentriamoci sulla torcia. Diciamo che quello che mi è piaciuto quando appunto me l'hanno presentata è il fatto che non è una semplice torcia, diciamo così come la vedete, come bene o male tutte le altre, perlomeno quella della gamma della TrueNight, ma questa qui appunto si differenzia per il fatto che è una torcia scomponibile. Infatti così è, diciamo, come si presenta inizialmente, con la sua batteria che è una 18650, tra l'altro quella che forniscono bene o male in tutte le confezioni, ed è questa qua da 3400 mAh. Però se prendete il modello 16340, che è quella praticamente grande la metà, possiamo andare a fare una manovra del genere, ovvero andare a dividere quello che è il corpo centrale della torcia stessa, vedete, lo rimuovete e questa qui diventa una torcia grande la metà,
quasi la metà perlomeno, vedete, è veramente minuscola ed è super compatta. Comunque ora riassembliamola, anche perché al momento non possiedo questo tipo di batteria, ancora non me l'hanno fornita, quindi non riesco a farvela vedere come funziona così. Però diciamo che tra l'altro anche a livello di potenza e di funzioni sicuramente sarà tutto più ribassato, perché ora, cioè, le caratteristiche che vi dirò dopo sono comunque fatte in base a questa batteria. Analizziamo velocemente l'estetica, perché c'è poco da dire. Come vedete abbiamo questo corpo, comunque è tutto in alluminio aeronautico, veramente fatto molto bene. Anche la finitura della vernice, come vi dico sempre, è realizzata al top. E qui, come vedete, c'è lo sportellino in gomma per la ricarica tramite il micro USB. In questo tasto qui, come vedete, c'è un piccolo foro che è un LED che vi notifica appunto la carica della batteria. Qui abbiamo un po' di serigrafie con appunto la marca e il nome della torcia, qui diciamo altre diciture. Il corpo, che vedete, è zigrinato appunto per avere un maggior grip. Poi abbiamo la clip, che è veramente molto molto resistente, in acciaio, per appunto i passanti della cintura, dei pantaloni o comunque anche diciamo volendo negli attacchi molle. Poi lì c'è il foro per andare a mettere il laccetto e basta. Il fondello, come vedete, è chiuso. Di solito ci sono anche i modelli, quelli che hanno il tasto di accensione qua, e con questo si cambia diciamo l'intensità, invece da qui si fa tutto con questo. Scusate per la voce un po' tremolante, ma l'allergia mi ha chiuso un pochino il naso e quindi sono messo un po' così. Vi dico un attimo alcune di caratteristiche tecniche. Allora, abbiamo un LED XPL V6 con una garanzia di vita di 20 anni, corpo della torcia completamente in alluminio aeronautico con verniciatura a polvere. Il fascio di luce alla massima potenza arriva fino a 240 metri di distanza, ha una resistenza alle cadute fino ad un metro di altezza ed è waterproof IPX8, quindi significa che appunto si può immergere sott'acqua tranquillamente fino a 2 metri di profondità. Ha un peso di 86 grammi senza considerare la batteria e le dimensioni sono di 125 mm di lunghezza per 25,4 di diametro. Mentre per quanto riguarda le intensità di luce, ne abbiamo svariate. Allora, abbiamo questa qui che, come vedete, di base appena la accendiamo è quella più bassa, e questa qui è la modalità Firefly, utilizza 0.5 lumen e dura 49 giorni accesa, quindi è una roba fuori di testa. Come vedete è una luce veramente molto molto bassa e serve giusto per consultare magari le cartine, oppure giusto avere un po' di luce per non essere scoperti magari in certe situazioni. Poi se premiamo due volte il tasto abbiamo invece la controparte, diciamo super super potente, che questa qui invece è la modalità turbo, che utilizza a pieno i 1100 lumen e ha una durata, diciamo, accesa di 2 ore e mezzo. Poi, al di là della potenza, che comunque 1100 lumen magari non sono neanche una follia, perché vi ricordate vi ho portato torce anche con ben più lumen, però comunque sono tanti. E soprattutto quello che mi piace di queste torce è che sono tutte veramente ben fatte dal punto di vista della luce. Vedete com'è bella pulita, non ci sono delle sbavature. Solitamente capita che su certe lenti fatte male o dei LED posizionati male, non saprei neanche, vengono fuori delle robe un po' strane, tutte rovinate, con delle sbavature. Invece guardate che bello, che bel cerchio nitido, e poi ovviamente c'è questo qua che è una sorta di riverbero, però come vedete è veramente favoloso, niente da dire. E oltre a queste due modalità che sono le principali, se ripremiamo ancora due volte il tasto andiamo nella modalità strobo, eccola qua. E con questa modalità praticamente si utilizzano 650 lumen, quindi quasi la metà, e ha una durata di circa 5 ore. Mentre per quanto riguarda le altre modalità, dalla praticamente più bassa alla più alta, se noi teniamo premuto, come vedete c'è una gradiente che passa dalla Firefly alla Turbo, e se io tengo premuto ancora, cala. Non si possono contare sulle dita queste intensità, perché sono veramente tante. Dalla Firefly alla Turbo, non so, ce ne saranno almeno un centinaio, talmente tanto è morbida il passaggio, vedete com'è fluido. Questa cosa mi piace un sacco. E con questo, ragazzi, direi che ho detto tutto. Io non entro troppo nel dettaglio, già anche perché, come sapete, è nel mio stile comunque nel canale di non fare roba troppo troppo schematica e precisa al 100%, quindi men che meno lo faccio sulle torce. Di conseguenza diciamo è un prodotto che consiglio per un uso un po' di tutti i giorni. Nel soft air va bene anche volendo, come vi ho fatto vedere prima, magari anche nella sua controparte piccola da tenere in una taschina per consultare le mappe, oppure anche per fare piccole segnalazioni.
Diciamo che la pecca della TrueNet è che ancora non si è buttata nella tematica appunto armi barra software, perché se cominciassero a creare dei piccoli remoti o comunque delle strutture adatte anche all'essere montati sui fucili, ecco che sarebbe veramente una cosa interessante. Nulla vi vieta di comprare un attacco da torcia di quelli da RIS, metterlo sul fucile e tranquillamente mentre impugnate il fucile con il pollice potete andare a premere il tasto, quindi diciamo che si può anche ovviare in questo modo. Quindi TrueNet, mi aspetto un upgrade da questo punto di vista. Il prezzo di questa torcia l'ho trovata intorno ai 50 euro giù di lì, comunque vi lascio il link di Amazon qua sotto in descrizione. Spero di esservi stato d'aiuto, spero che appunto questa tematica outdoor vi possa piacere. Presto appunto troverete la playlist, troverete tutti i video all'interno e vediamo come si evolverà la situazione. Detto questo ragazzi, noi ci vediamo al prossimo video, ciao a tutti!